Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di un argomento molto interessante sul dropshipping su Facebook che in tantissimi in questi mesi mi avete chiesto e richiesto su Instagram e via email e quindi voglio portarvi una spiegazione su come vendere su Facebook Marketplace in dropshipping senza essere americani. Quindi senza avere un codice SSN, Social Security Number, americano che Facebook richiede a tutti i residenti, che provano a vendere sul marketplace dopo che raggiungono i 599 dollari di vendite. E oggi ti spiegherò esattamente come fare in modo che anche tu potrai iniziare a vendere su Facebook Marketplace. Quindi resta con me. Ragazzi, bentornati e da un po' non ci sentiamo. Finalmente l'estate è finita. Finalmente perché si ritorna a lavorare a regime, anche perché con il caldo non ci si concentra bene. Quindi io sono stato abbastanza disconnesso in questi 2 mesi. Mi sono concentrato anche su altre cose, come voi sapete, per chi mi segue dall'anno scorso, io mi occupo anche di Airbnb, quindi di affitti vacanze, quindi in estate quando il volume e-commerce è più basso, ovviamente, quando le persone escono di casa, io vado a rincorrere loro e i loro soldi con un altro tipo di business. A parte gli scherzi, ora ci prepariamo, siamo tornati, il canale è tornato attivo, ci prepariamo per il Q4. Per chi non sa la terminologia, Q4 si intende il quarto trimestre dell'anno, quindi ottobre, novembre e dicembre, che è il trimestre dove si vende di più online. E voglio assicurarmi che anche tu arrivi preparato perché letteralmente durante il Q4 piovono soldi nell'ambito e-commerce. Ma detto questo, iscriviti al canale così resti aggiornato. L'argomento di oggi è un altro. Parliamo di Facebook Marketplace. Per chi mi ha seguito prima dell'estate, ho fatto dei video a riguardo. Facciamo un breve riassunto per chi invece se li è persi. Facebook Marketplace, ovviamente, è un marketplace che si sta evolvendo negli ultimi mesi e sta diventando sempre più e-commerce. Infatti, per i residenti negli Stati Uniti, Facebook ha introdotto la spedizione. Quindi il pagamento con carta di credito, i pagamenti con PayPal direttamente dentro l'applicazione, cioè dentro Facebook o il tuo profilo social Facebook. Questo significa che vendendo su Facebook puoi spedire. Ovviamente devi essere residente in America perché Facebook chiede sia un profilo americano, sia l'SSN, il Social Security Number. Ecco perché oggi siamo qua in questo video per spiegarti come, diciamo, ovviare a questa problematica. Se ti interessa l'argomento, comunque ho fatto altri video, te li lascio in descrizione nella scheda qua sopra, vatteli a vedere, sono molto interessanti. Ho fatto anche un semi case study sul dropshipping su Facebook facendo vedere, mostrando quando effettivamente si possa vendere. Per chi si stesse domandando se ho ancora i negozi attivi su Facebook Marketplace, la risposta è sì. Detto questo, arriveranno anche altri video, andiamo subito al cuore dell'argomento. Cosa serve per vendere su Facebook Marketplace? Servono fondamentalmente due cose: un profilo Facebook americano con la modalità Marketplace abilitata, perché non tutti i profili hanno il Marketplace subito abilitato, e l'opzione spedizione abilitata, perché anche se hai il Marketplace non è detto che la spedizione ti sia abilitata. Ovviamente, essendo ancora una cosa nuova, Facebook per proteggere dalle truffe va a ingranare lentamente. Dopodiché ti serve un Social Security Number, che è il numero di identificazione fiscale americano. Perché? Perché la legge americana richiede di inserire questo dato dopo che si sono venduti più di 599 dollari in un anno. Questo su qualsiasi marketplace. Quindi, per esempio, se usi PayPal americano, quindi registrato un indirizzo americano, e vendi 599 dollari, dovrai inserire un Social Security Number. Ora, se per esempio tu utilizzi PayPal, la cosa si può ovviare utilizzando un EAN, che cos'è? È il codice identificativo
per le aziende americane. Quindi, se tu sei italiano e apri un'azienda americana, puoi utilizzare le AN su PayPal. Il problema di Facebook è che Facebook non ha questa opzione di inserire le AN, quindi non puoi farlo. Ora, lasciamo stare un attimo questo argomento. Torniamo all'argomento profilo. Ovviamente molti mi chiedete: ma come fai? Allora, il segreto, ragazzi, è o comprate un profilo Facebook americano con l'abilitazione, l'opzione già abilitata, oppure lo create. Per crearlo, per esempio, io il metodo che utilizzo è utilizzare i proxy residenziali americani, utilizzare un setup tutto in inglese americano, creare un profilo Facebook e lavorarci a lungo termine in modo che simula una vera persona che si sia registrata su Facebook, perché l'obiettivo è non sembrare dei bot, non sembrare delle persone esperte, perché sennò Facebook ti scopre, ok? Quindi dovrai utilizzare per un po' di settimane il profilo normalmente, iscriverti ai gruppi, fare amici, chattare, vedere video, guardare notizie, ok? Le solite cose che si fanno su Facebook. Dopodiché iniziare a vendere su Marketplace e ti abiliteranno la shipping option. Ovviamente poi ci sono altri dettagli, magari li approfondiamo in seguito. Per chi non lo sapesse, io sto lanciando un corso su Facebook Marketplace in lingua inglese, quindi non per voi, però se qualcuno parla inglese e fosse interessato, mi contatti e gli darò il link, ancora non è disponibile. Ora, torniamo al fattore IAN. Come fare? Allora, Facebook chiede o l'SSN o l'ITN. L'ITN, che non è l'EAN, è il Identification Taxes Number, che è legato alla persona straniera. Quindi l'americano ha l'SSN, Social Security Number, lo straniero con residenza fiscale americana ha l'ITN, Identification Taxes Number. Sono due cose separate. La cosa buona di questi ITN è che lo può richiedere chiunque, anche se non vive in America. Quindi puoi richiederlo anche tu. Ora, i requisiti non sono molto duri per ottenere l'ITN. L'unica cosa che ti serve, scusate, ambulanza al solito quando registro in questo ufficio. Quando vi registrate, vi chiederanno semplicemente sia cosa vi serve, sia un indirizzo americano. Ora, l'indirizzo americano può essere ovviamente un problema. Ovviamente vi lascio in descrizione il sito del governo americano ufficiale, quindi dell'IRS americana, sull'ITN, su come richiederlo. Ovviamente, ragazzi, dovete parlare inglese o perlomeno capirlo per poterlo seguire. Comunque, vi serve un indirizzo americano, potete benissimo prendere un ufficio virtuale. Sapete che io sono un fan di questi uffici virtuali, che ovviamente vi consentono di avere un ufficio in qualsiasi parte del mondo con pochi euro e ricevere posta, ricevere pacchi, ricevere comunicazioni, qualsiasi cosa, e letteralmente li puoi trovare dai 50 ai 100 euro annuali. Quindi dipende un ufficio virtuale, hai l'indirizzo. La cosa ideale sarebbe anche aprirsi un conto bancario. Qua ci sono, aprire un conto bancario a distanza in America è un po' complesso. Ci sono delle banche in determinati stati americani che ancora lo aprono, però qua cadiamo in argomenti complessi, andiamo sull'offshore, su cose molto più complesse, e comunque non è obbligatorio, ma ti consiglio di fare una ricerca. Magari quello che puoi fare è aprirti un TransferWise con l'indirizzo dell'ufficio americano. Quindi hai anche un estratto conto con quell'indirizzo, ma così la butto lì, un'idea. Comunque, fatto sia, fatto sta. Dovete chiedere questo ITN. Per ottenerlo serve un po' di qualche settimana. Nel contempo che ottenete l'ITN potete fare crescere il profilo, sia che lo avete creato voi, sia che l'avete acquistato, perché anche se avete acquistato un profilo, comunque dovete familiarizzare il profilo con la vostra macchina, con il vostro device, costruire storico, quindi dovete utilizzarlo ugualmente, e quando ottenete l'ITN potete inserirlo su Facebook. Per vendere in dettaglio su Facebook ho fatto altri video, ho mostrato, andateli a vedere, e in pratica potete scegliere qualsiasi tipo di supplier. Per chi non lo sapesse, io utilizzo AutoDS per vendere su Facebook, ma anche su eBay e su Shopify, che è un software che ti permette di importare da decine di supplier, da decine di fornitori su eBay o su Facebook.
Quindi tutto qua, ragazzi, facilissimo. Dovete semplicemente spendere un po' di tempo, qualcosa di denaro, e potete anche voi ottenere un ETN e vendere su Facebook. Spero che oggi ho risposto a tutte le vostre domande su questo argomento, perché mi avete davvero tartassato su questa. Ovviamente capisco che Facebook è uno dei marketplace al momento più in voga, è uno dei marketplace con più traffico al mondo, anzi quello con più traffico al mondo, no? Uno di quelli. Ho fatto anche altri video sui miei pareri su questo, quindi spero che ti sia utile. E mi raccomando, non essere pigro, tieni questo ETN e comincia, anche se non dovesse andarti in porto, comunque ti resta un setup per poter utilizzare per altre cose. È importante creare diversi setup se vuoi operare nell'e-commerce. Quello che dico sempre, ragazzi, non potete voi pensare di lavorare nell'e-commerce focalizzandovi solo sull'Italia. Specialmente se fate dropshipping. Il vantaggio del dropshipping è quello di non possedere inventario e potersi spostare da un paese all'altro o dal luogo all'altro quando meglio si vuole, quindi quando cambia il mercato, quando ci sono crisi economiche, quando si scopre un mercato nuovo. Io ad esempio ora sto chiudendo tutti i miei negozi su determinati mercati e li sto spostando, per quanto riguarda eBay, su un nuovo mercato che ho scoperto essere altamente profittevole. Quindi non vi focalizzate, createvi vari setup, se volete fare questo seriamente, in giro per il mondo su dove pensate vi possono servire. Ovviamente dovrete investire qualcosa di soldi, però non si fa business senza investire, non smetterò mai di dirlo. Non potete fare le cose senza spese. C'è chi continua a mandarmi messaggi e a dirmi come faccio a iniziare senza soldi. Ragazzi, se non avete soldi non potete iniziare. Prima andate a lavorare, fatevi un po' di risparmio, fatevi dei risparmi e poi iniziare. Ma non questo, qualsiasi tipo di business. Chi vi promette guadagni senza soldi è un truffatore, ve lo posso dire tranquillamente. O perlomeno non è un truffatore, è uno che sta cercando di togliere quei pochi risparmi magari che avete. Ma se non avete un po' di budget, non parliamo di migliaia di euro, ma il minimo presentabile, che c'è chi mi dice come posso iniziare con 50 euro, non puoi iniziare. Cioè parliamo del minimo sindacale. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi al canale. Seguitemi, perché quest'inverno il canale tornerà molto attivo, o perlomeno già da oggi, 2 settembre, diventa di nuovo attivo. Sono tornato al 100% e arrivano molti contenuti interessanti. Ciao a tutti, ragazzi.